Ma buon salve a tutti! Oggi mi era venuto un po' di nostalgia delle YouTube Poop e ho detto: ma perché non andiamo a vedere un po' di YouTube Poop su YouTube Italia? Perché no? Mi era venuta un po' questa nostalgia dei vecchi tempi e ho detto: ma vediamo se c'è qualcosa di nuovo, visto che da un sacco che non vedo YouTube Poop. Perché non ci sono YouTube Poop da un sacco di tempo? Prima di tutto perché sono cambiate le regole di YouTube. Seconda cosa, perché comunque le YouTube Poop, diciamo, fanno dire parole a persone che secondo la piattaforma possono essere, diciamo, un po' censurate, ecco, da bollino giallo, quello che direbbero quelli che monetizzano. Devo dire che questa è stata una batosta tosta, dura per chi fa YouTube Poop. E anzi, ringrazio ancora chi nel 2021 fa ancora YouTube Poop sulla piattaforma di YouTube. Meno male che ci sono loro, però mi mancano quelli storici, quelli classici, cioè che non ve li sto qui ad elencare perché penso li conosciate tutti. Ebbene, ho scelto 4 YouTube Poop, adesso dipende dalla durata. Ne ho salvato anche una di bonus, non si sa mai. Il primo è su Ciccio Gamer, ovviamente, che fai, te ne privi? Eh no, Ciccio Gamer odia YouTube Italia. Un titolo, una garanzia. No, non sto su. Non Iniziamo bene. sto in video lezione. Perché video lezione? No, in vostra opinione. Ma che. Ma cos'è? Ma cos'è? Oh, Gesù. Ecco, queste sono delle cose che non ho apprezzato molto delle YouTube Poop, ma le accettiamo. Ragazzi, ben ritrovati. Cosa cazzo sto giostrando? Ma che. Un cazzo di. No! Mi si è rotto il cazzo di fare il video su YouTube. Ma vi faccio lo stesso coso in vagano. Certo, aspetta, aspetta. Volevi Ciccio. Vabbè, che lui si fa i soldi con la pala. Ma che cazzo? Ma cos'è sto video? Mi manda in trip il cervello. Mi manda in trip il cervello sto video. Giuro, divento cieco fino alla fine. Bella, regà. Regà, fai un altro video dove io. Dove tu dio. Oh, Gesù. È uscito un video. Per l'appunto dove vengo aggredito a Romix. E quindi? Perché si para. Ma così a caso, così a caso. Forse ho scelto la poop sbagliata, ma era quella più recente. Questo è il problema. Ecco perché vi dico che mi mancano gli storici pooper. Ah, una chiusura perfetta. Potevo trovare di meglio su Ciccio Gamer, ma del resto c'è anche TikTok che ci regala delle perle, quindi non c'è bisogno. Penso di aver visto abbastanza su di lui. Ma andiamo avanti. Surri Supremo e le sue malvagità. Vediamo un po' se è il classico malvagio Surri. Sauce su se. Ok, ho capito tutto. Sauce su se. Ice. E ne sa se qui naissa. Ma sta parlando la lingua degli dèi. La ora fai così e vorrei. Mo' invoca Satana. Ma cos'è? Torniamo un attimino seri. Benvenuti in questo nuovissimo episodio di risposte brutalmente risposte della serie in cui Ho capito tutto. onesta alle domande che mi fate su Instagram. E direi che possiamo partire. Prima domanda: quanto cazzo fai schifo quando ti ubriachi? Ora, caro amico, quando mi ubriaco e quindi faccio la marijuana. No! Aspetta, come si fa a ubriacare facendosi la marijuana? È una cosa un po' strana. Anche cocaina. Quindi mi succedono cose. Ma penso che ognuno, diciamo, cioè, passa un attimino. Ci sono situazioni in cui si cazzo. Diventa lunghissimo. Voglio montare. Mi piace fare il sesso anche con una ragazza. 4-5 anni, insomma. No, no, Surri, no! No, È così impensabile. Voglia venire da me. Voglia un coglione in bocca. No! Ma cosa mi dice, Surri? Per quello mi faccio la patente, perché non puoi bere e guidare, quindi che senso ha? Sto scherzando, non bevo così tanto. Beh, se me lo dice così. Ecco, Surri quando avrà la patente. Bene, guiderà alla meraviglia. Ah, peggio di una donna. Bene, esiste anche questo detto, Surri al volante, pericolo costante. Sto scherzando, sto scherzando. Ma che. Torniamo un attimino seri. Domanda numero 5. Mai avuto la sensazione di essere più intelligente, simpatico, interessante dei tuoi compagni? Allora, risposte brutalmente oneste, sì. Ho poi scoperto che tutti,
bene o male, sono dei coglioncelli. No, Surri, no! Hanno fatto un test, hanno preso un campione di persone e gli hanno chiesto se si sentivano più intelligenti o comunque superiori a me. E il 95% delle persone ha risposto sì. Non è vero. Ah, non è vero. Non è vero. Non siete più intelligenti di Surri. Ovviamente, a livello statistico è impossibile, perché non può essere il 95% superiore alla media, perché altrimenti la media sarebbe comunque superiore della media ipotetica superiore da cui ci stiamo riferendo. Ok, ho capito tutto. Ci sono due cose che ho scoperto. Uno, che la vocalista è divertente. Un'altra cosa mi piace, per distruggere l'umanità. Ah no! Anzi, ci sono l'ultima delle piaghe. Pensano di essere più intelligenti. Ci sono superiore. Bene, Surri. Un Hitler. No. Mi dissocio. Ci devo fare. Ma anche il Papa? E che saccente di merda, ma sto so tutto io di merda, vaffan... Povero Papa! Ma povero! Domanda numero 6, che è quella che sicuramente metterò in copertina. Sei vergine? Allora, non so perché... E io ho già risposto a questa domanda, ma ho messo più volte il cazzo dentro... Una ragazza... È buon per te, sono contento! Sempre questa, sei vergine? E ragazzi, io non so perché pensi... Cioè... Boh, ma se... Guarda sto qua, un coglione, chi gliela dà? Secondo me lui è pieno di figa, con i soldi che c'ha. Detto questo, era l'ultima, la settima domanda. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Lasciate anche qua sotto dei soldi se ne avete e... Ma come? Ma non si chiedono soldi, Surri, tu fai soldi con la pala. E li prenderò per della marijuana. Ah, perfetto, come utilizzare i soldi al meglio? Stai al volo. Lasci in pace. Bastardo infame, mori, chi ti conosce. Ma no, cos'è sta chiusa? No, vi prego, mori. No. Che cazzo? Ma cos'è sta chiusa? Manco i film della Marvel ci avevano una chiusa così dopo i titoli di coda. Stupendo, posso dire stupendo. Ho già detto stupendo, anche se va un po' migliorato l'editing, ma l'idea è perfetta. Ma andiamo avanti. Mark the Hammer vuole andare in chiesa, ma è confuso. Tipo i Pokémon quando venivano attaccati, tipo è confuso ma si attacca da solo. Sono Gesù Sterco. Ah, non sapevo. Affrontato 19 Padre Maurizio. Che c'è? 19, no, non uno. Aspetta, risentiamo. Ok, ho capito tutto. Ex Padre Maurizio. A un certo punto della sua vita decide di trasmettere merda al ritmo di merda. Sentiamo. Beh, questo è interessante. Ma perché Giorgio? Ora, è una merda. Beh, questo lo sapevamo. Lo so pure io. Vadano in televisioni con i rapper. Oppure con i rapper. Ecco, grazie. Sono sordo. Sotto palla. Si può sapere perché anche voi mi tartassate con sto sfera. Scroto. Musica. Sorprendentemente nell'ultimo album di Sfera e Basta ci sono tante prepuzze diverse. Come siamo arrivati a Sfera e Basta? Sfera e Basta lo si associa alla talitosi. Cominciamo con la melodia e oggi utilizzeremo come strumento principale i prepuzzi. No, che bello strumento. Oh, suona bene il prepuzio. Nice. Testo nice. Trap. No. Ma perché? Risultato finale. No. Questo è un remix stupendo. No. E questo è una merda. Bellissimo sto remix. Ha vinto tutto, regà. Mamma mia, top remix, top. Ma andiamo a vedere un po' un altro grande youtuber, ovvero Marco Togni, che è in carenza di Elisir, top meme dell'anno, possiamo dire. Togni è tornato su Clash Royale. Sono passati esattamente 5600 anni. Ah, madonna. Adesso sono a quota quasi 3 maiali. Buon per te. Oh, stia calmo. Elisir, non ho più Elisir. Porco Diaz. Arura. Sono leggermente... Elisir, non ho più Elisir. Sono leggermente fatto... Beh, questo lo sapevamo. Tutto bene? Struz, grandissima puttana, porco... No! No! Attenzione, però, non ho più Elisir. Dai. Salve Next Trainer, che ne fa paura! L'armata okay. Degli stronzi. E fanno diversi danni, dai! No, lo sto. No, è uscito un remix bello. Riesce con una spadata a conquistare la torre avversaria.
Se tagliamo solo le parti dove lui respira, diventa il baffo quando fa le televendite. Una partita di merda. E poi procedono okay. contro la principessa fessa. La principessa fessa. Elisir di merda è tutto. Seguitemi tutto, spolliciate tutto, condividete tutto, dal Giappone per tutto. Clash Royale Royale. Ok, mi ha mandato un po' in trip il cervello, devo essere sincero. Ho capito solo che Marco Togni è una certa, doveva farsi la principessa fessa. Solo questo ho capito, eh. Poi sappiamo che Marco Togni è una certa, è come se sembra strafatto mentre gioca. In questo caso forse lo è ancora di più, è aumentato la dose nel frattempo. Ma andiamo all'ultima poop di oggi, sì, sono brevi ma concisi, ecco. Le gentlemen si infilano dei rosticini nel culo, interessante direi. Ma può lasciare in terra, signorina? Ora ci vedete con un mazzo di rosticini, vado così e ci faccio la proposta. Bene, vorrei vedere questa proposta, signor Murri. Anzi, bomba gentleman, sono qui con i miei arrosticini. Non sapevo fossero arrosticini. Cazzi. Ma la sfida di oggi non sarà l'uomo contro la carne, ma sarà l'uomo contro la carne. Porco Diaz. Qua mi basta un tocco per ribaltare i miei arrosticini. Okay. Sulla brace. E un altro tocco semplicissimo per ribaltare i miei arrosticini. Sfida impegnativa, raga, sono contro i gentlemen e sto facendo un botto di sfora. No, no. Ecco. Posso permettermi, mi sento offeso. I gentlemen ce ne sono solo 4. Prendo la 104. No, ma come, Danny? Ma non me l'aspettavo da lei una cosa del genere. Critti. Ah, bravi, siate sempre dei veri e propri testicoli. Ah, chiedo scusa. Sono un testicolo, posso ammetterlo. Danny, sono degno di essere un tuo fan. Ha perso un cazzo. No, lo volevo prendere io. Ho visto quello che ho visto io. È proprio quello? Chiedo scusa, ha perso un cazzo. Mi dissocio. Bene, devo dire che non erano niente male queste poop. Devo dire, potevano far di più. Però diciamo, questi sono quelli che sono rimasti sulla piattaforma, che cercano di emergere. Però devo dire, meglio di niente. Sono sincero, meglio di niente. Va bene, che dire. Io direi di chiudere qua questo bellissimo video, ricordando il passato, il presente e anche il futuro. Sì, ok, il futuro non proprio. Se volete altri video di questo genere, lasciate tantissimi like. Iscrivetevi al canale, importante. Seguite in tutti i social possibili ed immaginabili e noi ci vediamo alla prossima. Chissà cosa sarà, lo scopriremo soltanto vivendo.